siamo a Villa Fernandis con Donatella Schisa, che ha appena finito di parlarci del penultimo suo lavoro, Lunario Minimo. Io ti chiedo subito il titolo, perché il titolo è particolare, tu l'hai spiegato fino a poco fa, però è molto particolare, quindi mi farebbe piacere che tu lo ripetessi. Parlassi del titolo, sì. Allora, Lunario Minimo si chiama così perché si rifà agli almanacchi del passato, ai lunari, che coprivano un arco di 12 mesi in cui praticamente aiutavano l'uomo ad orientarsi di fronte ai misteri dell'universo per come muoversi nella vita di tutti i giorni, dalle cose più banali come la data in cui tagliare i capelli o la data in cui effettuare delle operazioni mediche, quindi per la cicatrizzazione delle ferite o per la fertilità della donna o per la pesca, per l'agricoltura, la fertilità proprio della terra stessa, perché appunto era la luna a regolare tutte le attività dell'uomo. E minimo perché l'aggettivo, l'attributo deriva dal fatto che questo lunario copre in realtà un solo mese dell'anno, in realtà un mese particolare, il mese siderale, cioè i 27 giorni che occorrono alla luna per compiere la sua orbita intorno alla Terra e riallinearsi ad essa. Quindi minimo in questo senso perché è un dodicesimo del tempo che invece coprono i lunari tradizionali. Chiarissimo. Ma sono 27 racconti, sì, appunto, e ci sono delle istruzioni. Sì. Tu prima ne parlavi, il consiglio è quello di leggere ogni giorno un racconto. Ci sono poi varie fasi che sono quelle della luna, quindi passiamo da racconti legati all'adolescenza, all'età più adulta e anche racconti, diciamo, un po' più impegnativi, ma semplicemente perché ci mettono nella condizione di riflettere su situazioni sicuramente più forti, più legate all'emotività. Come ti è venuto in mente di scrivere un libro composto da 27 racconti nei quali il concetto del tempo, tu lo anticipavi prima, è fondamentale? Allora, potrà sembrare banale perché in realtà è nata prima l'idea di mettere insieme i racconti, perché questi sono racconti scritti in un arco temporale anche piuttosto lungo, che vanno dal 2000, non lo ricordo neanche, credo 2016 forse, i primi sono stati scritti, fino all'ultimo che è stato composto proprio in occasione per Lunario, quindi a giugno del 2023 praticamente, e in realtà sentivo la necessità di non disperderli questi racconti, che erano di volta in volta usciti in antologie di autori vari o pubblicati su riviste letterarie, insomma erano un po' sparpagliati, altri addirittura li avevo scritti per me e giacevano lì nel famoso cassetto di cui sempre si parla, proprio perché non andassero dispersi. E siccome tengo particolarmente alla forma breve, quella del racconto, ho deciso di fare una raccolta di racconti tutta mia, e non semplicemente una antologia in cui i racconti sono tenuti insieme semplicemente dalla firma di un'unica autrice, ma racconti che fossero legati da un fil rouge. In questo caso il fil rouge è quello delle fasi lunari, appunto. Siccome ciascuna fase è caratterizzata da peculiarità sue, proprie, esclusive, che non appartengono a nessuno un'altra, così i racconti sono stati inseriti all'interno di ciascuna fase proprio perché possedevano delle caratteristiche. Quindi avremo i racconti della luna nuova, della luna piena, della luna crescente, della luna piena e della luna calante, perché ogni stagione della vita, ogni momento, ogni tempo è adatto per fare delle cose e non altre. Dimmi. Ascoltandoti, sì, ho capito che sei una scrittrice molto intensa, densa, ma anche non legata agli schemi. Questa cosa mi è piaciuta moltissimo, sì, perché appunto lo dicevi anche tu prima, molti scrittori sottolineano il fatto che un ottimo scrittore è quello che legge, va bene, inevitabilmente, quello che si esercita continuamente o comunque scrive tanto. Sì. Tu hai detto, io sono un po', non dico lunatica, sei indisciplinata, scrivi quando hai effettivamente qualcosa da dire, e da qui secondo me scaturisce la tua intensità, questa urgenza di raccontare delle cose. E soprattutto hai stasera parlato anche del racconto, che è una, sì, forma che io devo dire amo moltissimo, perché trovo, e vorrei che, non voglio aggiungere altro, vorrei che fossi tu invece a
dirmi perché è una dimensione nella quale tu ti trovi particolarmente bene, anche se hai scritto anche romanzi. In realtà si tratta di una scoperta tardiva, tutto sommato, così nata in corso d'opera. Mi sono cimentata perché la prima volta mi è stato chiesto di scrivere un racconto e inizialmente temevo di trovarmi proprio di fronte al dramma della pagina bianca e invece no, poi arrivata l'idea il racconto non dico che sia scritto da solo ma quasi, cioè diventa una sorta di scrittura meccanica perché nel momento in cui ho un'intuizione, colgo uno sguardo, intravedo una storia, magari non so neanche poi di preciso come si svilupperà, però ho colto un qualcosa che ha catturato la mia attenzione, un particolare, e da lì poi vado avanti ed in qualche modo è come se la storia si scrivesse da sola. E questo nel racconto è bellissimo perché devi riuscire a dire molto in poco tempo, devi riuscire a compiere appunto quel cerchio perfetto. Quindi una situazione devi riuscire a racchiudere che abbia un inizio in equilibrio, che poi veda sopraggiungere un evento imprevisto, imprevedibile, che quell'equilibrio lo scardina e innesca una situazione di conflitto, che quindi fa in modo che il protagonista del racconto debba necessariamente cimentarsi con questa novità sopraggiunta e quindi debba combattere per riuscire a ristabilire una situazione di equilibrio che non necessariamente è quello iniziale, perché i personaggi spesso escono cambiati, attraversati da quello che accade, quindi hanno proprio un arco di trasformazione e al termine del quale sono persone diverse e concludono così in qualche modo la vicenda. Secondo te perché, come dicevi prima, anche su questo mi trovo molto d'accordo, questo snobbare il racconto è una caratteristica molto italiana. Molto italiana. Secondo te perché noi siamo un po' restii, abbiamo questo atteggiamento di sufficienza, eppure tu prima lo ricordavi, noi abbiamo una tradizione importantissima, partendo da Boccaccio, di racconti. Secondo te perché siamo così un po' resistenti a questo modo di scrivere e di raccontare? Allora, di preciso non te lo so dire, i motivi potrebbero essere tanti. Innanzitutto gli italiani purtroppo leggono poco. Leggono molto il mainstream, cioè quindi i libri che sono primi in classifica, che non necessariamente sono i migliori in circolazione. Concordo. Tendono molto a leggere i libri pubblicati dalle cosiddette major, cioè dalle case editrici più importanti, che difficilmente fanno un'opera di scouting e di selezione. In fondo gli editori hanno abbandonato quella che era la loro vocazione e missione originaria. Oggi pubblicano quello che sanno che venderà e quindi ci si trova molto spesso a leggere libri scritti da ghostwriter, però per influencer, personaggi televisivi, personaggi famosi, e sono i libri che vendono di più. Assolutamente. Sono i libri che vendono di più, quindi quindi già sono pochi quelli che pubblicano i racconti, gli editori che pubblicano racconti. Quelli che li pubblicano magari non hanno la forza proprio economica, finanziaria, di sostenere il prodotto e soprattutto di consentirgli una circolazione effettiva, perché poi quello che fa girare il libro è quello. Anche poi naturalmente le recensioni, però magari bisogna pagare chi le scriva, insomma è tutto un lavoro complesso, quindi il lettore attento dovrebbe avere la curiosità di girare fra gli scaffali. Osare, sì, assolutamente. Mi incuriosisce molto la tua storia di scrittrice. Tu nasci come avvocato, ne parlavamo prima, ma hai sempre scritto. Diciamo che nasci recentemente, diciamo siamo questo recentemente virgolettato per il pubblico, con un qualche anno di ritardo, perché hai seguito altre strade. Che cos'è per Donatella Schisa la scrittura? Cosa ha rappresentato tutto, e cosa rappresenta oggi? Tutto. Allora, che cos'è la parola innanzitutto? Che cosa sono i libri? Perché io prima che scrittrice, oddio, la cosa è stata quasi contemporanea, la folgorazione, però io comunque sono prevenuta una lettrice, una gran lettrice, compulsiva, onnivora, leggo sempre i libri, mi hanno salvato la vita, nei momenti di difficoltà sono stati veramente un'ancora di salvezza, lo dico senza proprio, è la verità. E però scrivere è venuto quasi contemporaneamente, a leggere perché era già da quando ero piccola, da quando ero ragazzina, comunque scrivere mi aiutava a chiarirmi le idee, comprendere il mondo, cioè mettere nero su bianco, mi aiutava proprio sì a farmi strada nel mondo, a chiarirmi le cose, perché poi ero una bambina molto introversa, molto pensosa,
chiedevo poco agli adulti, cercavo di spiegarmele più o meno da sola le cose, quindi scrivere mi ha aiutato moltissimo, non ho mai smesso di scrivere, ho scritto diari, poi essendo grafomane negli anni ho investito tutte le persone a me care, amiche, amici, ragazzi, di lettere, oggi lettere non se ne scrivono più, però, che belle. Però ho sostituito il mezzo, cioè anche sul telefono io scrivo delle cose lunghissime con tutta la punteggiatura in regola. Non è un telefonino, è una pagina Bravo. Bianca sulla quale stai scrivendo ad una amica. Quindi faccio delle, ma infatti insomma sono persone che mi vogliono bene, che per scherzare, cioè un mio amico mi chiama Fogazza, cioè Fogazzaro, cioè dice tu anche se devi scrivere una cosa. Scherzo. È cambiato il tuo modo di scrivere quando scrivevi solo per te o adesso la consapevolezza di rivolgerti comunque a un pubblico che ti segue o a un nuovo pubblico che può crearsi ha cambiato qualcosa? O la tua ricerca di verità, perché anche questo è un concetto che a me mi è piaciuto perché condivido in pieno, lo hai riportato prima, o questa esigenza di verità ha fatto sì che la tua scrittura non, cioè, rimanesse sempre la stessa? Allora, sicuramente rispetto a quando andavo a scuola, dove, lo dico senza falsa modestia, ero molto brava in italiano, però una cosa è scrivere bene e una cosa è scrivere per pubblicare, perché chi scrive bene molto spesso è autocompiaciuto, fa un uso eccessivo di aggettivi, avverbi, di parole, e invece ho imparato scrivendo per il pubblico che va asciugato, cioè va sempre sottratto più che aggiunto, devi riuscire a, non dico folgorare, però a tenere l'attenzione del lettore desta, proprio perché quel concetto l'ha espresso con quelle parole che non potevano averne altre, non potevano avere aggiunte sovrapposizioni, non potevi fare giri di parole, girarci intorno, allungare il brodo, no, devi andare dritto a dire le cose, perché poi la vita è così, no? Quindi scrivere rappresentando la vita vera, come poi parleremo nella vita, come poi parliamo nella vita vera, come accadono i fatti, quindi sicuramente un lavoro di sottrazione e di asciugatura. Ultime, scusami che ti interrompo, ultime due domande e poi ti voglio lasciare libera, se così gentile. Tra questi 27 racconti, ce n'è qualcuno, sono tutti figli. Brava, ma figli. C'è qualcuno che quando lo rileggi o senti qualcuno rileggerlo che ti risuona più degli altri, perché ha segnato qualcosa di molto forte nella tua vita? Sì, sicuramente qualcuno più di altri, e per esempio mi ha fatto molto effetto sentir leggere da terzi e fu scelto quel racconto perché fu pubblicato proprio in un'antologia scritta in occasione della commemorazione di vittime innocenti della malavita, della criminalità organizzata, e quindi per esempio sentir leggere il racconto su Annalisa Durante che avevo scritto in quell'occasione, sicuramente, a parte che ho visto una commozione generale intorno a me per tutte le persone che erano nella biblioteca, perché in quello proprio intitolata ad Annalisa Durante, sicuramente anche a me ha fatto effetto. E poi ti fa strano sentir leggere da altri come se non fossi stato tu, dice mamma mia. Ti sorprende, sì, ti sorprende. Quello sicuramente, vabbè, ma poi anche altri racconti che magari mi hanno toccato più da vicino, perché poi non si racconta mai, se anche c'è qualcosa di autobiografico, a parte quel racconto di cui ho parlato, è stata la mano di Dio. Però anche quando racconti vicende o comunque particolari, qualcosa che hai vissuto realmente, ci sei sempre tu. Ci sei tu, ma a parte tutto, la scrittura ha questo potere di trasfigurare, cioè tu non racconti mai la cosa come è realmente andata. Magari catturi appunto un particolare, una cosa, lo metti lì, però lo trasfiguri nella pagina, diventa altro, quindi ci sei tu. Però anche no, insomma, voglio dire, sicuramente lo spunto è quello, l'occasione è quella. Però poi scrivendo diventa altro, perché è così. Ultimissima, perché domanda, facciamo un riferimento, un collegamento. Noi ci rivedremo alla rassegna diritti autori a San Sebastiano. Tu ci sarai il 5 giugno con un libro completamente diverso. Ricordaci il titolo. Sì, A Napoli con Massimo Troisi, un volume che esce per una collana bella, molto bella, Passaggi di Dogana, dell'editore sempre Giulio Perrone, che è una collana particolare perché racconta di luoghi. Sono una sorta di itinerari di viaggio, però attraverso gli occhi di personaggi famosi, artisti in genere, non necessariamente scrittori, infatti in questo caso Massimo Troisi è stato attore, regista, eccetera, quindi che raccontano di luoghi attraverso gli occhi di chi
c'è nato, ci ha vissuto o in qualche modo le ha attraversate e ne è stato segnato. E quindi io in questo libro non faccio una autobiografia, perché i libri su Troisi ne sono stati scritti tanti, è stato detto, fatto, scritto, tutto, girato, di tutto, quindi rischiamo fortemente il già detto e inevitabilmente chi ha approfondito la vicenda di Massimo Troisi troverà cose che già conosce, ma anche cose che non conosce. Questo è stato molto bello perché un suo appassionato studioso mi ha detto, presentandomi a Benevento, mi ha detto: pensavo di sapere tutto su Troisi, invece ho scoperto delle cose, ulteriori tasselli di questo puzzle che mi ha aiutato a comporre. E poi una cosa bella che mi ha detto Anna Pavignano, te la ripeto, sì, l'ho detta già, sì, te la ripeti. Però Anna Pavignano è stata la compagna per 9 anni di Massimo Troisi, oltre che cosceneggiatrice di tutti i suoi film, tranne quello con Benigni. Mi ha detto che era un libro necessario arrivato a questo punto, perché era il momento di storicizzare, non semplicemente di raccontare a ciascuno il proprio Massimo attraverso testimonianze di vita vissuta. Io ce l'ho messa tutta, spero di esserci riuscita, e quindi provo a raccontare il rapporto fra Massimo e la città di Napoli. Ok, ti ringrazio, ci vediamo il 5 giugno e lasciamo l'ultima immagine a questa bellissima copertina con bellissimi racconti, Lunario Minimo, Donatella Schisa. Grazie. E per il momento ti ringrazio. Ciao, grazie.